Ebbene sì, signori, alla fine sono stato costretto ad abbassare la difficoltà. Come vi dicevo nello scorso episodio, ho giocato un pochettino io off camera all'incirca un'oretta, un'oretta e mezza, e sono rimasto in stallo tra i 4.000 e i 6.000 euro, abbassando la difficoltà a normale in mezz'oretta più o meno. Abbiamo già ottenuto 15.000 euro con 4 oggetti del nostro inventario che non sono un granché, non valgono tantissimo, ma comunque li abbiamo nel nostro inventario, e in questi 15.000 euro magari li investiamo immediatamente per migliorare un pochettino le nostre abilità. Spendiamo 4.000 euro, ne abbiamo ancora 11.000, però dovremmo essere un tantino più prepotenti nel contrattare. Abbiamo anche un lavacervelli e quasi quasi lo andrei ad assumere, che ci può tornare utile. Gli obiettivi che mi sono prefissato per questo episodio, signori, sono migliorare un pochettino il nostro negozio, comprare qualcosina per la casa e accumulare ovviamente un fottio di moneta. Inoltre vorrei capire se effettivamente c'è una qualche trama da seguire, poiché nel primo avevamo una rivalità che ovviamente abbiamo vinto alla fine, mentre qui sembrerebbe che l'unica cosa, almeno che ci hanno narrato fino adesso, il nostro obiettivo è quello di passare dalle stalle alle stelle, e in maniera veramente dalle stalle alle stelle, cioè ci troviamo in una tenda e arriveremo praticamente nello spazio, a quanto se vuoi vincere dalla navicella spaziale, no? E ovviamente ci costerà un fottio e dovremmo arrivare a livello di fama gran maestro. Per arrivare a livello di fama non dobbiamo commettere crimini, quindi quello che stavamo a fare anche nello scorso episodio non era propriamente il top. Ma partiamo, signori, dai, apriamo il nostro negozio e vediamo che ne esce fuori. Adesso ci stanno iniziando a portare roba interessante, stima 3.500 e un pegno, se lo riusciamo a prendere per circa la metà potremmo guadagnarci un bel po', quindi facciamo 1.500 e... oh, al diavolo, d'accordo, ha accettato, quindi tanta roba, forse non conosceva il valore di quell'oggetto che ci ha portato e a noi va benissimo così. Adesso speriamo che non paghi il pegno, così ci resta un oggetto che vale un botto. Qua abbiamo qualcosa che ha una stima di 8.30, proviamo 4.15, 4.35, 4.40, 4.50, vabbè dai, prendiamola a 4.50, ci può anche stare. Beh, direi che questo è un affarone, signori, questo è un affarone. Una stima di 1.640, l'abbiamo pagato 1.140 e ce lo vogliono comprare per 2007, noi diciamo 3.500, 2.850, 3.200, 2.950 e direi che va benissimo così. Abbiamo guadagnato un bel po', anche se comunque attualmente siamo a 11.000 euro, però abbiamo comprato roba, abbiamo anche della roba presa in pegno, insomma, stiamo investendo e ci può stare. Beh, gli oggetti appena acquistati li stiamo comunque rivendendo e anche a buon prezzo, quindi concludiamo l'affare per 1.400, abbiamo guadagnato altri 1.000 euro praticamente, e qui ci stanno portando qualcosa di interessante esteticamente, ma che non vale un cazzo, peccato, parliamone, 2.20, magari lo riusciamo ad acquistare per un 150? Guardi, questa Z-Box è di ultima generazione ed è anche da collezione, quindi 1.000 euro tutti, non lo so, ok, affare fatto. Così si fanno gli affari. Se eravamo a difficoltà difficile, ci avrebbe detto no, la voglio comprare a un euro. Stima 7.004. Una moneta d'oro da collezione. Cazzo, 7.003. Dobbiamo acquistarla a meno. 5.002. 5.007? Perfetto, ok. Va bene. Se adesso riusciamo a rivendere immediatamente sta roba, sarebbe veramente il top, un trenino. Stima 99, guardi, non mi interessa, è inutile comprare sta robaccia che ci riempiamo poi il magazzino. Guarda qui come ci sganciano i soldi. Vogliono comprare la moneta, parliamone. Oddio, 16.000 euro. E così, subito, senza batter ciglio. E guardi, 27.000, 24.500, 22.500,
sei decisamente troppo lontano. Lava cervello. avevamo esagerato. Però sappiamo che la comprerebbe sopra i 16.000, quindi proviamo un 18.000? Speriamo che vada bene, perché adesso non abbiamo più nemmeno il lavacervelli. 17.800, 17.200 ultima offerta. Ma signori, io direi che va benissimo così. Abbiamo guadagnato 11.500 euro, praticamente il 202%, tanta roba. Durata del pegno terminata. Il proprietario non ha riscattato l'oggetto vecchio teschio di pietra, ora è tuo. Ottimo. Anche questo ci farà guadagnare un bel po' se lo riusciamo a rivendere. Ti ho mai parlato di mio zio Zack? No, ci ha parlato della nonna, ma di uno zio mai. Non lo vedo molto spesso, ma so tre cose di lui. È ricco, ama il tempo libero e deve ripagare qualsiasi regalo con qualcosa di più grande. Non ce la fa, deve mostrare a tutti quanto è ricco, ok? Facciamogli un regalo, sono sicuro che prima o poi ce ne regalerà qualcosa di più prezioso. Abbiamo qualcosa? Abbiamo questo, che è in pessime condizioni, con una stima di 2005. Ci regalerà qualcosa di più lussuoso? Ci può stare, ok. Va bene, investiamo signori, investiamo in queste cose. Magari lo zio ci fa un buon regalo. E stiamo per vendere anche il vecchio teschio di pietra. Vediamo se riusciamo a fare un buon affare. L'abbiamo pagato 1.500, proviamo a guadagnarci un botto. Credo che potremmo guadagnarci effettivamente un botto. Io continuo con 7.100. Facciamo 6.200, 5.800. Direi che ci può anche stare, dai. Comunque, guadagniamo davvero un fottio. Quasi il 300%. Abbiamo praticamente 30.000 euro. E credo sia giunto il momento di cambiare ufficio. Ho detto ufficio, volevo dire negozio. Ci dà più fama, ci dà più spazio per i dipendenti, il resto uguale, ma ovviamente ci costa anche un pochettino di più. Ma 150 euro a settimana in più, possiamo anche permetterceli, visto i 30.000 euro che abbiamo. Quindi compriamo un nuovo ufficio, ottimo. Abbiamo sbloccato la casa d'asta, i beni di casa mia, non so cosa sia, e possiamo anche acquistare all'asta, quindi abbiamo nuove funzionalità. Possiamo vendere all'asta cose esattamente, partecipa, solo questo, ma non credo lo possiamo nemmeno vendere, quindi ok, non possiamo farci praticamente nulla. Però direi che è anche giunto il momento di prendere un buttafuori, così vediamo la nuova funzionalità che è stata inserita in game. Assumi il buttafuori, avevamo lo spazio in più, quindi perché non farlo? Ed effettivamente potremmo anche optare per migliorare un pochettino la casa. No, anche no. Il veicolo? Ci potrebbe stare. Il giardino? Lo sfondo? Costa tutto un fottio. Potremmo prendere un nuovo veicolo. È un po' scassato. Ci potrebbe stare, ma magari investiamo tra un pochino. Iniziamo a comprare roba. Questa vale davvero poco, quindi te la prendo tipo per 200 dollari e credimi è tanto, 200 dollari, non lo so, ancora non ci siamo, arrivederci signore. Abbiamo sì cambiato negozietto, ma comunque fa parecchio schifo, abbiamo una porta con un buco, delle ragnatele in giro, praticamente non abbiamo pulito, e gli scaffali letteralmente vuoti, abbiamo un singolo oggetto, quindi vediamo se riusciamo ad acquistare qualcosina, anche se guardi, non mi interessa perché non abbiamo una stima. Qui abbiamo una stima di 3,95 e io gli offro 100 euro, non oltre, perché 3,15 è troppo. Signori, questo dobbiamo provare ad aggiudicarcelo. È un pegno, ottime condizioni, rarità mitico, quindi tanta roba, però non abbiamo una stima. Parliamone! Ovviamente tu vieni da me con una richiesta di 178.000 euro. Sto pensando a 178.000. Guardi, io sto pensando a 23.000 euro. 23.000 euro. Ancora non ci siamo. Immaginavo. Un po' troppo, decisamente un po' troppo. Però se ce lo giudicavamo a quel prezzo era la svolta. Va bene così. Un tipo losco qua fuori dice di aver usato questo posto per nascondere della refurtiva sotto al pavimento. Dice che ci pagherà se gli lasciamo rimuovere porzioni del pavimento per recuperare ciò che è suo. Guardi, io il butta fuori e
possiamo prendere noi il suo bottino, quindi vai e butta fuori. La rimozione del pavimento causa qualche problema ai tuoi clienti. Abbiamo ottenuto 2 monete d'argento da collezione giocattolo, quindi non so fino a che punto ne è varsa la pena. Meno 20 clienti al giorno e meno 10 di reputazione. Però cazzo, dillo prima che se utilizzo il buttafuori vado a perdere della reputazione, no? Cioè ci sta, i clienti in meno rompiamo il pavimento, ma la reputazione avvisami. E che cazzo, se no l'avrei detto alla polizia. Vabbè, se ricapita, sappiamo il da farsi. Beh, in realtà è un oggetto epico, quindi credo valga parecchio, anche se non abbiamo una stima. Il problema è che è stato rubato questo oggetto e quindi non dovevamo proprio prenderlo. Maledizione, maledizione. Però si trovava sotto il nostro pavimento, io che ne so se è rubato, no? Io ho acquistato il negozio e sotto il negozio ci ho trovato delle monete. Me le vado a vendere, mica so che sono rubate, no? Cioè, pare un po' una stronzata. L'ho saputo dopo che erano rubate. Però non mi pare corretto, ma assolutamente. Devo liberarmene in fretta sperando che qualcuno venga a comprare quelle monete il prima possibile. Beh. Vogliono comprare la moneta e ci ha proprio buttato i soldi, signori. Quindi, cazzo se vale. Abbiamo fatto benissimo. 21.000, abbiamo ancora il lavacervelli? Quindi possiamo provare a fare 36.000? 30.500? Utilizza il lavacervelli. Ti prego, dimmi di sì. Ok, 25.000 euro, ne è valsa la pena. Adesso che abbiamo 47.000 euro in saccoccia, direi che è il momento di comprare qualcosina per la casa, dai, che c'è sta. Compriamo magari un nuovo veicolo. Ok, investiamo sti soldi. Un nuovo giardino? Posso direttamente comprare roba avanzata, quindi cazzo, potevo comprare la moto direttamente. C'è stava a comprare la moto. E vabbè, poi vediamo cos'altro comprarci. Come giardino? Quale c'è garba di più? Quello con i tassi morti? Quello che sta fra la discarica e la natura? Forse questo è quello che c'è garba di più. Sì, dai, compriamo questo. Non so cosa vada a cambiare. Come sfondo anche no, costa un po' troppo, dai. Potenziamento? Un altro piccolo potenziamento? Fammo questo? Ok, dai, un po' di carisma in più non fa mai male. Cazzo, è arrivata la polizia perché di quelle monete ne avevamo 2, quindi ce n'è rimasta ancora una? Come? Ah, ma era questo! Vabbè, abbiamo venduto la moneta, quindi questo qua, sti cazzi, onestamente. Spero solo che non mi abbassi la reputazione. Sono qui per sequestrare oggetti rubati, neni a qualcuno, dico bene? Non provi a mentirmi, ho testimoni che possono confermare che ne nasconde almeno uno qui nel suo negozio. Guardi, ha ragione, ma l'ho trovato sotto al pavimento, cioè né colpa mia. Va bene così? Vendere oggetti rubati è illegale, non lo dovrebbe fare, è una cosa brutta. E se avessero derubato lei? Provi a pensarci, non sarebbe stato piacevole, ho ragione? Ha ragione, ha perfettamente ragione. C'è una grossa multa qui per lei, ma potrei farle uno sconto considerevole se collabora. Cosa dovrei fare esattamente? Mi dica tutto quello che sa del ladro in modo che possa catturarlo e porre fine ai suoi furti per sempre. Ok, ci sta, abbiamo guadagnato un botto. Perdiamo 5.000 euro. Sti cazzi? Però ci ho aumentato la reputazione di 5, quindi abbiamo comunque un pochettino recuperato anche la reputazione. Va benissimo così, sta meccanica del ladro che perde le cose, insomma, è la polizia che... C'è sta, secondo me, c'è sta. Questo qua lo vuole acquistare per 2.000, abbiamo pagato 810, proviamo a venderlo sopra la stima eventualmente. C'è sta, va benissimo, anche qui abbiamo guadagnato un botto. Cazzo, ci stanno arrivando degli oggetti mitici che hanno delle stime assurde. Ed è pure fighissima questa action figure. C'è sta tantissimo, condizioni cattive, quindi potrebbe valere ancora di più. Ma noi non ci abbiamo i soldi. Guardi, io le posso dare 17.000 euro.
non vale tantissimo quella cosa, glielo dico, è una ciofeca, è falsa, me la potrebbe dare per 17.000 euro, le sta a fare un favore, mi creda, maledizione, perché siamo poveri, ancora per poco, poiché nel prossimo episodio, no aspetta cancella, che stiamo offrendo, stima, ah ma io sto offrendo di più, ok, penso che stavo vendendo. Guardi, va benissimo così, non ci interessa sto oggetto. Acquista all'asta? Possiamo provare a partecipare all'asta che ancora non l'abbiamo visto. Ok, vecchia statuetta in bronzo, moneta medievale? Ci può stare? Proviamo la moneta medievale, dai. Che devo fare? Devo entrare nella porta, va bene. Cazzo, 12.000 così, di botto? 14.000? Ma vale? Abbiamo giudicata per 14.008, vale? Spero di sì. Boh, io provo anche gli altri. Così, giusto per capire se effettivamente ne vale la pena. Sembra di sì, per il momento quello ha una stima di 2004, quindi ci può stare. Proviamo anche questo? Non abbiamo abbastanza soldi, quindi ok. Va bene, ce ne possiamo andare. A posto, abbiamo, credo, guadagnato roba. Siamo poveri, ma non so quanto possa valere questa. L'abbiamo pagata quasi 15.000. Epico, in buone condizioni. Spero di riuscirla a rivendere a un buon prezzo. Ho appena concluso un corso di restauro per corrispondenza. Vuoi farmi usare le mie nuove abilità sui tuoi oggetti? Potrei fare un gran lavoro, forse. Ci proviamo? Ok, questa volta ha riparato l'action figure di Megadario, che dovrebbe valere qualcosina in più, visto che l'ha restaurata. Ed è questa. No? Sì? Megadario con una stima di 7,50, però condizioni cattive. Forse era pessime addirittura come condizioni. Vuole questa? L'ha appena restaurata, quindi vale intorno ai 920. Facciamo 8,90? Ok, beh, ci ha fatto guadagnare un botto. Io credo che quell'oggetto che abbiamo acquistato ci farà guadagnare un pochino, poco. Vediamo quanto esattamente. Parliamone. Tanto, decisamente tanto, quindi abbiamo fatto benissimo ad acquistarlo, perché già prenderemo il doppio. Proviamo sopra i 30.000 se riusciamo. 32.000? Fammi pensare, pensavo qualcosa di meglio, ma accetto, signori, abbiamo guadagnato praticamente il doppio. Tanta roba, questa difficoltà difficile non saremmo mai riusciti a farlo. Quasi direi di migliorare ulteriormente le nostre statistiche, spenderemo un bel po', ma ci può stare, così da avere più probabilità di comprare e vendere roba a prezzi migliori e magari evitare le truffe. E magari ci facciamo ancora qualche altro giorno insieme. Non abbiamo nulla, dobbiamo comprare adesso perché non abbiamo nulla. Mo arriva la gente e ci dice: non c'hai un cazzo qua dentro, quindi non nulla da comprare. Ecco, questo era un oggetto che dovevamo acquistare, ma non ci abbiamo più i soldi perché li abbiamo spesi. Quindi se non riusciamo a prenderlo per 12.120 potrebbe essere un problema. Voleva di più della stima, quindi anche no. Non saremmo riusciti comunque ad acquistarlo nemmeno con i soldi, non ne sarebbe varso la pena. Magazzino all'asta potremmo parteciparci, ma dubito che lo riusciamo ad acquistare. Signore e signori, benvenuti! Oggi abbiamo un gran magazzino all'asta, seleziona la serranda per aprirla. Nel senso che devo selezionare io la serranda, cioè una ce ne sta, magari ce ne ha più di una. Io seleziono il gatto e niente, no, non possiamo fare nulla con il gatto, quindi apriamo. Ok, posso vedere almeno che c'è sta all'interno. Palazzo del 1954, un impianto di lusso e un souvenir del monastero. Proviamo? Prima offerta di 27.000. Chi fa la prima offerta? Nessuno, perché sti soldi non ce li abbiamo per il momento. Andare al magazzino non è probabilmente il top. Anche questo è un oggetto epico. E quanto potrebbe valere 24? Io direi 12.000. Guardi, 12.000, non abbiamo i soldi. Arrivederci.
Qualcuno ha fatto un disegno sceno sul muro di fianco all'ingresso e tu per cancellarlo vuoi 90.000 euro? Ma che cazzo stai a dare? Numeri? Peccato che ho bisogno del buttafuori a 2 stelle per ammazzarti malissimo? Oppure del pubblicitario? Ma guardi, non mi interessa il disegno sceno. Perdiamo clienti, ma... sti cazzi? Sì, però su via, lei non mi può chiedere più della stima. Guardi, io le offro 2.000 euro, non oltre 2.000 perché stiamo senza soldi e lei continua a chiedermi di più rispetto a quello che vale. Me stanno portando un botto di roba che vale tantissimo, ma io non c'ho i soldi per comprarla, maledizione! Non c'ho i soldi! Siamo poveri, siamo decisamente poveri! Allora, il buttafuori può tornare utile, ma credo che una stella non serva a molto. Quindi lo licenziamo e andiamo a prendere il restauratore che ci ha appena spuntato qua nel volantino, nel gazzettino, quindi lo prendiamo e vediamo se possiamo restaurarlo in questo modo. Non ci abbiamo liquidità sufficiente, impiegherà 6 giorni per eseguire il lavoro, quindi per il momento non si può fare. Ma lo zio che fine ha fatto? Mi scusi, c'è una protesta qui fuori, un negozio è stato preso d'assalto da alcuni saccheggiatori maleducati. Guardi, chiami la polizia, reputazione più 10, ottimo. Allora proviamo a vendere l'oggetto leggendario che abbiamo acquistato poc'anzi, ci offre 7.500, noi proviamo sui 10.000, e ok, ci sta provando, siamo senza soldi signori, quindi devo provare a venderlo, proviamo sui 9.100... 8.600? Ok, vabbè dai, abbiamo comunque praticamente guadagnato il doppio, siamo di nuovo sui 12.000. Dobbiamo sperare di... cazzo, questo è un oggetto mitico. Sperare... sì, ciao mare. Di acquistare qualcosa che veramente ne valga la pena, poi rivenderla. Abbiamo appena ricevuto un bonifico per qualcosa che non abbiamo venduto, cosa facciamo? Guardi, rimandi indietro i soldi, poiché... insomma, abbiamo bisogno di reputazione per aumentare di livello e otteniamo 10 punti, quindi abbiamo recuperato tutta la reputazione che abbiamo perso e ne abbiamo pure guadagnata in questo episodio. Tanta roba! Lo so che lo abbiamo appena assunto, ma pagare un costo settimanale non ne vale assolutamente la pena, quindi licenziamolo e lo andremo a prendere più in là, nuovamente, magari qualcuno di più prepotente, vedremo. Potremmo prendere qualcun altro, ma direi di non spendere troppi soldi per il momento in dipendenti. Attenzione che è arrivato Virgil Clemenza. Don Vito ti manda i suoi saluti. Sono qui per riscuotere il tuo volontario contributo per assicurarti la totale protezione dai brutti incidenti. Possiamo accettare sia oggetti che denaro. A te la scelta. Allora, potremmo dargli un oggetto... oppure non pagare. Avremmo bisogno anche di un buttafuori di livello 2. Noi non abbiamo nemmeno il livello 1 attualmente. E se gli diamo un oggetto, cosa potrei dargli? Cioè, cosa gli andiamo a perdere? Un 1007? Cioè, gli diamo questo, sta chitarra. Ed evitiamo... basso da collezione, quindi non andavo a scegliere io, ma fortunatamente si è preso quello che non valeva un cazzo, quindi va benissimo così. Signori, pure il pizzo qua ci chiedono, abbiamo bisogno del buttafuori quello cazzuto e cattivo. Non pensavo, ma abbiamo acquistato un oggetto epico in cattive condizioni per tutto quello che potevamo offrire. Adesso speriamo che effettivamente ne valga la pena, perché siamo senza moneta. Ottimo. No, guardi, non mi interessa, non lo posso prendere in pegno, non c'ho soldi, deve venire qualcuno a comprare, non mi interessa, vi prego, sono con 0 euro in tasca, devo pagare le bollette. Ricordi la grande festa che c'è stata qui ieri sera? Sembra che un oggetto sia stato accidentalmente danneggiato, ti prego, non quello che ho appena acquistato, ti prego, rompimi questo, ti prego. Rompimi questo, non questo. Questo lascialo, che l'abbiamo pagato un botto. Rompi questo, ti prego. Ti prego. Non ci abbiamo nemmeno il buttafuori, cazzo. No, ti prego. Era lo snowboard. Cazzo. Ma perché la gente bastarda? Aspetta, però ci ha dato una stima adesso.
Stima di 16.400, comunque l'abbiamo pagato di meno. Adesso spero di riuscirla a rivendere, perché non c'ho niente. Qui la gente non vuole comprare. Ok, abbiamo recuperato la moneta. Io quasi, signori, direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Ovviamente abbiamo rischiato nuovamente la bancarotta, poiché c'è sta il simbolino qua nel gazzettino con scritto attenzione, perché abbiamo pagato gli stipendi, abbiamo pagato l'affitto, abbiamo pagato tutto quello che dovevamo pagare e eravamo scesi sotto i 1000 euro più o meno. Però abbiamo recuperato, siamo partiti con 15.000 euro, stiamo finendo con 15.000 euro, però abbiamo migliorato la casa, abbiamo un nuovo veicolo che non so effettivamente se ci possa servire a qualcosa, abbiamo cambiato paesaggio, non mi pare, forse quello non l'abbiamo ancora fatto, però abbiamo anche migliorato la nostra reputazione e un pochettino le nostre abilità. Adesso magari io giocherò un pochettino per conto mio, cercherò di accumulare moneta, e nel prossimo episodio, signori, si va avanti, si continua a potenziare il tutto. Comunque questa è una mini seriozza, quindi saranno all'incirca 10 episodi, non oltre, e dovremmo riuscire a completare il gioco al, tra virgolette, 100%, acquistando tutto e vediamo, dai, vediamo, signori. Come detto, per il momento direi che possa anche essere tutto. Mi raccomando, like e condivisioni per supportare serie il canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. E detto ciò, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Dear Life 2. Alla prossima, ciao a tutti!